Salve a tutti, oggi abbiamo qui ospite al Festival del Giornalismo Sandro Provvisionato, curatore e conduttore di Terra su Canale 5. La prima domanda che voglio porle è: come mai oggi è difficile fare giornalismo d'inchiesta? Ma è difficile, non è difficile farlo, è che nei media tradizionali c'è una politica di risparmio, ma questo da molti anni, non è soltanto legato alla crisi. E il giornalismo d'inchiesta è un giornalismo che costa molto e porta molte grane. Quindi è più facile farlo in altri ambiti, per esempio secondo me internet e i libri sono uno strumento forse più appropriato, almeno in questo momento. Ma è ancora possibile un giornalismo di qualità? Sì, assolutamente, ci mancherebbe che non fosse possibile un giornalismo di qualità, verrebbe la voglia di smettere di fare questo mestiere e dedicarsi al giardinaggio. No, io credo che senz'altro si può fare giornalismo di qualità. E bisogna ricavarsi uno spazio. Il giornalismo di qualità è sempre più di nicchia, lo vedete, non va in onda in prima serata, tranne in rarissimi casi, ma sono talk show più che giornalismo di reportage. L'importante è ricavarsi uno spazio per quanto riguarda i media tradizionali. Nei media invece alternativi o comunque che sono sul campo, gli spazi sono ovunque. Io ho molta fiducia in internet. In questi 9 anni Terra è cresciuto e si è consolidato come programma di informazione. Qual è la vera forza di Terra? La forza di Terra è essenzialmente il gruppo che lo fa. Il che non vuol dire che se qualcuno esce e qualcun altro entra perde forza. Ma l'adesione al gruppo, perché questo non è una redazione folta, una redazione molto piccola dove c'è un grande spirito di corpo, una grande voglia di lavorare insieme senza rivalità, senza tensioni, pensando di volta in volta a quello che si può fare e facendolo al meglio, anche a volte con molto sacrificio. Lei ha affermato che Terra non è un programma d'inchiesta ma di approfondimento, quindi qual è la differenza tra i reportage di Terra e le inchieste di Report, per esempio? I reportage di Terra cercano di stare sull'attualità o comunque raccontare delle storie, cercare le notizie, andandoci a volte dietro, a volte in fondo, a volte sotto, dando un completamento di quella che è l'informazione che traspare al momento. Il giornalismo d'inchiesta è qualcosa di più aggressivo, qualcosa che spiega la realtà in modo ancora più, se si può dire, ancora più approfondito. Noi siamo in grado di arrivare a un certo punto. Arrivando a un certo punto offriamo allo spettatore non la verità su un fatto, ma semplicemente quello che noi siamo riusciti a capire. Gli forniamo gli strumenti per capire ulteriormente. Ha mai incontrato difficoltà o pressioni nella costruzione dei reportage di Terra? Devo essere onesto, lo direi, altrimenti no. Fino adesso, fortunatamente, non ho avuto mai pressioni. Le difficoltà sono quelle del mestiere di giornalista, ce ne sono parecchie, specialmente quando si fanno cose in territori piuttosto ostili. Ringrazio Sandro Provvisionato per la disponibilità e le auguro un buon proseguimento al Festival del Giornalismo. Grazie.